questo percorso giornaliero, tornando poi la sera a dormire a casa dei miei genitori. Buonasera, Corte d'Assise di Roma presieduta dal dottor Vincenzo Capozza. Iniziamo questa sera a raccontarvi la storia processuale di Stefano Cucchi, morto il 22 ottobre del 2009. Per la sua morte è già stato celebrato un processo che ha visto imputate le guardie penitenziarie, i medici e gli infermieri, tutti coloro che nella settimana prima del suo decesso l'avevano avuto in custodia. In primo grado sono stati condannati solo i medici, assolti poi in appello. Quindi, nonostante le sentenze avessero stabilito che il ragazzo era stato picchiato, non si sapeva né come, né dove e soprattutto da chi. Ma nel 2015 il caso viene riaperto, anche grazie alla tenacia della famiglia e in modo particolare della sorella di Stefano. E oggi, sul banco degli imputati, siedono il maresciallo Roberto Mandolini, accusato di depistaggio, e altri tre carabinieri, Francesco Tedesco, Raffaele D'Alessandro e Alessio Di Bernardo, accusati di omicidio preterintenzionale pluriaggravato. E anche il nuovo processo necessariamente inizia proprio da quella sera del 15 ottobre di 10 anni fa, quando Stefano Cucchi venne fermato da una pattuglia dei carabinieri. Di quella sera noi sappiamo una serie di cose. Sappiamo che Stefano Cucchi stava bene. Stava così bene che era di palestra. Sappiamo che dopo la palestra cenò a casa con i genitori. Sì, quella sera Stefano, dopo la palestra, è venuto a cena da noi. Doveva portare dei documenti al padre perché aveva lavorato tutto il giorno. Non faceva più uso di droga, niente. E questo lo posso assicurare perché io me ne accorgevo subito. Io ero stata la prima ad accorgermi. È stato a cena e ha mangiato. Abbiamo mangiato tutti insieme. Ad un certo punto mi dice: mamma, abbracciami perché adesso mi vedi bene e la notte dormi. L'ho abbracciato forte. Quello è stato l'ultimo abbraccio a mio figlio, l'ultimo. E dopo cena che ha fatto? Lui è uscito. Sappiamo bloccato da Francesco Tedesco e Aristodemo Gabriele. Buongiorno, allora si accomodi. Buongiorno Tedesco. Il 15 ottobre del 2009 io ero di pattuglia, comandato con il carabiniere Aristodemo. Francesco Tedesco era il capo di pattuglia. Dovevamo fare un servizio serale dalle 18 alle 24. Eravamo in divisa, quindi con macchina e divisa con colori di istituto. Quella sera era una pattuglia, diciamo, tranquilla. Avevamo quasi finito il turno. Verso le 23.30 abbiamo svoltato una strada. Aristodemo era la guida, io ero il lato passeggero. E abbiamo notato Stefano Cucchi e un'altra persona, che era il Mancini, che si scambiavano della sostanza stupefacente. E quindi notammo proprio questo qualcosa dietro questi due giovani. Voi lo notaste, ma loro non vi avevano notato? No. Ci siamo fermati, siamo scesi. Abbiamo proceduto a chiedere documenti, a fare la perquisizione e quant'altro. Abbiamo trovato diversi tipi di sostanza stupefacente addosso. Sono giunti anche il carabiniere Di Bernardo e il carabiniere D'Alessandro. Quindi quando ancora siete tutti là? Sì, quando ancora siamo tutti là. Sono giunti anche loro. Erano in divisa o in borghese? Erano in borghese. Stefano Cucchi e l'acquirente, quello che voi avete individuato come acquirente, hanno fatto qualche forma di resistenza nei vostri confronti? No. Hanno dato un'escandescenza? No. E che motivo c'era? Eravate già in tre di chiamarne altri due? Non so, perché non li ho contattati io. Si sono avvicinati pure il carabiniere D'Alessandro e il carabiniere Di Bernardo, perché loro erano in giro in macchina in abiti borghesi. E proprio questo novità molto importante, perché per la prima volta vengono fatti nomi ed entrano in scena i carabinieri D'Alessandro e Di Bernardo.
nomi mai comparsi nei processi precedenti e, secondo l'accusa, mai menzionati perché erano stati proprio loro a picchiare quella notte Stefano Cucchi. E quella notte si trovavano sul posto per ambizione personale, per fare più arresti possibili, assecondando la politica del maresciallo Mandolini. Il maresciallo Mandolini, col fatto che lui voleva fare carriera, perché lui è una persona... Entravi nell'ufficio, se l'era fatto ridipingere tutto, aveva messo comunque onorificenze ovunque. Camminava con queste bandierine qua. Si volevano fare più arresti per farsi notare. Quindi consentiva di Bernardo e d'Alessandro ulteriori arresti. Quindi mentre stavamo procedendo sono intervenuti anche loro. Ok, quindi poi all'esito di queste operazioni voi decidete di procedere alla terapia? Sì, decidiamo di procedere all'arresto. E torniamo tutti alla stazione Appia. Di Bernardo e Alessandro vanno via o vi seguono? Se non ricordo male, ci sì, non subito, arrivano poco dopo con noi in caserma. E per quale motivo? Probabilmente pensavano di dare ausilio, però... Che necessità c'è di altre due persone per darvi ausilio? Che dovevate scrivere un'informativa di 2000 pagine? Era per velocizzare gli atti. Sì. Quindi immagino che insomma, nel verbale di arresto si dia atto anche della presenza di Bernardo e di Alessandro, visto che vi hanno pure aiutato a fare gli atti. Non ricordo, mi sembra di no, che loro non... Ti sembra di no. Quindi la situazione descritta da Tedesco è la seguente. L'ambizioso maresciallo Mandolini, da un lato, consentiva agli zelanti di Bernardo e di Alessandro di... gli arresti in cui la loro presenza non era necessaria. Dall'altro però i loro nomi non compaiono nel verbale d'arresto di quella sera. Come mai? Perché? Secondo l'accusa è l'inizio del depistaggio, la prova che i carabinieri hanno cercato di nascondere dei fatti. Ma una volta portata alla stazione Appia, Cucchi viene interrogato proprio dal maresciallo Mandolini. Signor Cucchi era una persona tranquilla, cioè ricordo in modo particolare, senza... Io avendo avuto due cugini che sono deceduti per droga, parlammo di questo qua che non voleva la pena o meno fare una vita del genere e quant'altro. Si è anche scherzato, aveva anche dei tratti molto spiritosi, con un linguaggio romanesco simpatico, insomma. Quindi siete ad Appia, poi ricevete una serie di disposizioni dal maresciallo Mandolini? Poi riceviamo la disposizione di andare a fare, alcuni di noi, di andare a fare la perquisizione di Stefano Cucchi. Verso l'una e un quarto, io ancora ero in piedi, mio marito dormiva. Sento una citofonata, era Stefano. Mi dice, mamma apri. È strano perché lui aveva le chiavi di casa, per cui apriva tranquillamente il portone, saliva, non è... Va bene, io ho aperto. Quando hanno suonato la porta, ho aperto la porta e ho visto Stefano assieme a tre ragazzi. Lì per lì pensavo fossero amici suoi. Invece mi dicono subito, signora carabinieri. Sono entrati e sono diretti direttamente nella camera di Stefano. Subito dopo poco, sono saliti due carabinieri in divisa. Andai in cucina, svegliai mio marito. Mi sveglia mia moglie alle 1:30 di notte. Dice, guarda, ci sono i carabinieri che Stefano l'hanno trovato con la droga. Mi è cascato il mondo addosso perché ero come inebetito, perché in realtà io ero sicuro che Stefano stava bene, se ero sicuro. Purtroppo è successo questo. Quale fu la reazione dei genitori al vostro accesso all'appartamento? Preoccupati per il fatto accaduto, del figlio che era stato fermato, erano preoccupati, posso dire. Io ero nel panico proprio, perché mai è accaduta una cosa del genere. Cosa è successo? Dice, signora, no, non si preoccupi, niente assolutamente di grave. Dice, suo figlio è stato trovato con 20 grammi di erba, e due pasticche di estasi e pochi grammi di cocaina, mi sembra, non mi ricordo, insomma va bene. Al che Stefano mi disse subito, guarda mamma, dice, spiegagli, è vero che io soffro di epilessia? Dico, certo, era tantissimo tempo che Stefano non aveva più crisi epilettiche. Lui faceva una cura con il Ribotril di contenimento, e poi sono quelle che invece dell'estasi è anche di Ribotril. Cioè quando gli hanno detto suo figlio aveva di estasi, sì, invece era Ribotril. Loro mi tranquillizzavano per tanto poco
suo figlio domani è a casa. Non succede niente. Abbiamo detto no, state tranquilli, probabilmente domani verrà scarcerato, quindi non andrà in prigione. Uscirà. E perché avete detto, avete fatto questa valutazione? Cioè, sulla base di cosa? Sulla base che non era tanto il quantitativo della... Insomma, secondo me... Sì, è stata una cosa... Sì, sì, no, no, ho capito, vorrei capire. Beh, quella che era la vostra esperienza, se sarebbe stato scarcerato il giorno dopo, all'esito dell'udienza di convalida. Sì, pensavo di sì, sì. Ad un certo punto, dopo un po', la porta di Stefano era aperta, sempre aperta. Stefano seduto sul divano e giocherellava con la cagnolina e tranquillizzava me. Mamma, sta tranquilla che non è niente. Dopo un po', ad un certo punto, la porta di Stefano... Io per istinto vado là e apro la porta di Stefano. Quando ho aperto la porta ho visto che mettevano le manette a Stefano. Avete chiesto ai carabinieri se era il caso di nominare un difensore? Come no, gliel'ho chiesto io alla fine. È stato nominato il nostro avvocato di fiducia, tutto a posto, è stato chiamato. Tutto a posto, è stato chiamato. Così mi hanno detto. Ci sono due elementi da mettere in evidenza. Il primo riguarda il fatto che l'avvocato di fiducia di Stefano, il suo avvocato storico che lo seguiva da sempre, non fu mai chiamato. Ancora una volta, perché? Cosa si voleva nascondere? L'altro dato strano riguarda i carabinieri, dove peraltro non potevano essere nascosti, in quanto visti anche dai genitori di Stefano, e non compaiono invece nel verbale di arresto, arresto al quale avevano partecipato, un chiaro illecito. Ma cosa succede una volta rientrati in caserma a rapporto dal loro superiore, il maresciallo Mandolini, dopo viene chiesto a Francesco Tedesco. Parliamo di questo verbale di arresto. Lei l'ha firmato, ci spiega un po'. In che situazione l'ho firmato? Allora, siamo entrati in ufficio, il verbale era già pronto, quindi io ho preso il verbale in mano e Mandolini mi dice firmalo, firmalo che tra un paio d'ore ti devi andare in tribunale, che devi testimoniare, quindi io il verbale neanche l'ho letto e ho firmato tutti gli atti. Poi gli chiese a Stefano... Aspetti un attimo, quindi firmalo proprio così, ma Mandolini era che tipo di rapporto aveva con i militari? Allora, non con tutti i militari, con me aveva un rapporto abbastanza distaccato, voleva comunque, faceva sentire il grado e quant'altro. Cioè faceva sentire. Le faccio un esempio, se io dovevo andare in ufficio, dovevo chiedere il permesso, se dovevo entrare da Alessandro Di Bernardo, entravano, avevo maresciallo, prendevano, entravano. Sempre per quelle ragioni che hai indicato prima, cioè perché lui era soddisfatto dei risultati che portavano? Sì. E Cucchi, i verbali, li firmano o li firma? No, non li firma. Lui non voleva firmarli. Quindi, come abbiamo sentito, secondo la versione ufficiale dei carabinieri, dopo la perquisizione, Stefano Cucchi viene portato immediatamente al cospetto del maresciallo Mandolini nella caserma Appia, che dista però solo pochi chilometri. Ma dagli atti ufficiali risultava che per percorrerli era stata impiegata un'ora e mezza. Com'è possibile? Perché così tanto tempo, per di più in piena notte con le strade vuote? Secondo l'accusa, in realtà questo è l'anello mancante alla soluzione del caso. Perché in quell'ora e mezzo Stefano Cucchi fu portato prima alla stazione Casilina per il fotosegnalamento e sempre secondo l'accusa lì fu picchiato. Pestaggio peraltro sempre occultato dai carabinieri e infatti nel processo del 2011 Carlo Mandolini sulle condizioni di salute di Stefano Cucchi rispondeva così. Tornati dalla perquisizione, lei ha avuto modo di rivederlo Cucchi? Sì, sì, sì. Ok, la situazione del Cucchi era identica?
fargli ingresso in caserma, per cui non appena mi disse che non si sentiva bene, io chiamai il 118. Confermi? Sì, è giusto, perché per quello che ho visto io che stava male, per il fatto che poi lui stesso si è lamentato, tutte e due le cose logicamente mi fanno presupporre che non stia bene e nel dubbio io gli chiamo l'ambulanza. Poi arriva il 118, Cucchi ha un atteggiamento oppositivo, non si può far vedere neanche dall'infermiere del 118, questo l'infermiere Ponzo lo dice chiaramente. Arriviamo lì sul posto e io lì trovo praticamente disteso su un, chiamiamolo letto, è un tavolo di formica praticamente, il paziente Stefano, che era completamente coperto con una coperta. Fatto Stefano, guarda, sono l'infermiere, che tipo di problema hai? Hai un tipo di problema? Dice, no, guarda, io non ho nessun tipo di problema. Allora io cerco pure un pochino di tirargli giù la coperta e ci siamo guardati per 3 o 4 secondi negli occhi e poi lui praticamente si è ricoperto immediatamente. Nello scoprire, in quei 3-4 secondi ho notato solo sull'occhio, su tutti e due gli occhi, c'era degli arrossamenti qui, ma direi una forma di a modo di eritema, insomma, dei piccoli arrossamenti qui sotto gli occhi, sugli zigomi. E poi c'è una cosa, sempre con riferimento alle condizioni di salute di Cucchi, di Sano, che fa il cambio turno alle 6, dice sì, effettivamente aveva difficoltà a camminare, era tutto rosso in viso, gonfio, e è stato aiutato da quelli della PMZ a salire le scale. La PMZ sono Schirone e Mollica, che arrivano la mattina per portarlo a Piazzale Clodio. Allora, alla porta della cella di sicurezza Stefano Cucchi era sdraiato su un lettino ed era coperto, completamente coperto. Si è alzato con una certa fatica. Stefano Cucchi aveva il viso gonfio e aveva delle macchie evidenti sotto agli occhi, intorno agli occhi. Lei ha chiesto al Cucchi in questa occasione una spiegazione, cioè gli ha chiesto sì, cosa fosse accaduto? Ho chiesto a Cucchi, mi ha detto no. Quando l'ha visto? Prima che lui dicesse mi hanno menato gli amici miei, aveva capito che da qualcuno era stato picchiato? Beh certo, sì, era evidente. Era evidente che stava male, era evidente che era stato picchiato, era evidente che doveva andare in ospedale. Quando è che lo rivede? Io la rivedo la mattina dopo in tribunale. Vorrei sapere, quella mattina era evidente che Stefano Cucchi aveva i segni di che era stato pestato? Era evidente. Credo che dopo i segni si siano fatti più evidenti. Aggravati. Mi trovavo, diciamo, occasionalmente dinanzi a quest'aula di convalida, l'aula 17. A un certo punto ho visto arrivare, essere condotto in aula, un ragazzo che ovviamente era, me lo ricordo, in manette, gonfio in effetti, e con, ciò che mi colpisce ancora di più, sotto gli occhi delle zone molto ancora più gonfie e di un colorito appunto violaceo, un rosso scuro. Presidente, chiedo di esibire il test. La foto di Cucchi al momento del fotosegnalamento a Regina Celi, vorrei sapere se lo riconosce. Sì, sì. Allora, io alle 8:30, nonostante la mazzata della sera, perché eravamo pure un po' arrabbiati con Stefano, parliamoci chiaro, perché insomma, cioè non ci aspettavamo mai una cosa del genere da lui, e non ci aveva detto niente, tutto quanto. Vabbè, io però alle 8:30 stavo lì, gonfio come la zampugna, e due occhiaie nere sotto gli occhi, due segni neri sotto gli occhi. Camminava piano, era come se trascinasse il passo. Non ho proprio fatto caso al modo di come camminava, anche perché io ero, diciamo, concentrato sul fatto di convincerlo ad andare in comunità, perché il problema non era il fatto dell'arresto, perché il fatto dell'arresto era pochi grammi di... cioè avevano detto che era abitato insieme a mia moglie la sera, dice guarda signor Stefano che domani Stefano, il suo figlio esce. Il problema mio non era il fatto dell'arresto, era il fatto della droga. Come camminava Stefano Cucchi quella mattina? Sicuramente camminava molto più, camminava piano, camminava in maniera abbastanza provata, però questo sì. Lentamente? Lentamente, voglio dire. C'era l'avvocato Maranella? No, non c'era l'avvocato Maranella, infatti quando Stefano, questa persona, cioè? Questo avvocato Rocca, uh-huh, disse ai carabinieri, ma come, non mi avete... irritato ovviamente, ma come non mi avete chiamato Maranella, avevo dovuto chiamarlo ieri sera, mannaggia. Dopo l'udienza, quando è uscito Stefano, ci aveva già ammanettato,
mi ha messo le manette, cioè mi ha abbracciato con le manette, mi ha detto è finita papà, è finita. Io ho questa immagine che lui alza le braccia e le mette attorno al collo del padre. Forzo in questo perché se gli avessi detto di esplicitamente, proprio di preciso, di andare ai domiciliari, forse la cosa si sarebbe svolta in modo diverso. Invece io sempre pensando alla comunità, gli ho detto all'avvocato Rocca, mi raccomando avvocato, cerchiamo di farlo mandare in comunità. Quindi, riassumendo, è chiaro che quando arriva in tribunale per l'udienza di convalida dell'arresto, Cucchi era già stato picchiato, non solo al volto ma anche alla schiena. Lo dimostra il fatto che camminava male e trascinava una gamba. Altro dato, appare chiaro che i carabinieri non avevano chiamato il suo avvocato, la persona in cui si fiducia e al quale, molto probabilmente, temevano avrebbe potuto confidare tutto. Ma il calvario di Cucchi non è ancora terminato, perché non viene né mandato in comunità né gli arresti domiciliari, ma consegnato alla polizia penitenziaria perché lo traduca nel carcere di Regina Coeli. E anche alla polizia penitenziaria Stefano Cucchi si presenta con i segni delle botte subite. Vedo Stefano Cucchi che aveva dei segni sul volto, aveva dei lividi sul volto. Lei la fotografia? Io ho una fotografia e non è né più e nemmeno, eccolo qua, il... Cioè lei vede quel ragazzo lì? Questo ragazzo qua. E a questo punto il medico, dottor Ferri, gli chiede di come si fosse fatto quei segni sul volto e quei lividi. E Stefano Cucchi, molto, io dico con molta strafottenza, io dico molto superficialmente, cioè sono caduto ieri sera dalle scale. Ma c'è un motivo per cui Stefano Cucchi non dice a nessuno che è stato picchiato? Secondo il pubblico ministero la ragione è da ricercarsi ancora una volta nel comportamento dei carabinieri, che l'avevano minacciato e queste minacce l'avevano molto spaventato, perché temeva che venisse scoperto il suo segreto, e cioè che nella casa di via Gioia Tauro, dove abitava, custodiva della droga, droga che verrà poi ritrovata dopo la sua morte. I carabinieri che lo avevano arrestato e che lo avevano picchiato, l'avevano minacciato, gli avevano detto ti facciamo fare le carte per 10 anni se tu dici quello che è successo, cioè ti facciamo prendere 10 anni di carcere. E Cucchi, che a casa aveva più di un chilo di droga, aveva paura. Sono andato lì e praticamente io e mia moglie, perché siccome non eravamo mai tornati a casa da Stefano, a casa di Stefano, io e Giulio Lauro, volevamo dare una riassettata, io sono andato nella stanza. Mi accorgo che c'erano due cose sospette, due involucri tipo DAS, dentro una busta, e abbiamo denunciato tutto all'autorità giudiziaria. E ha scoperto, ha visto che era della droga, insomma, era diciamo del fumo, della cocaina, varie dosi in varie stanze. Il vero problema era quella sostanza stupefacente che era nella casa di via Gioia Tauro, che non era stata individuata. E i carabinieri quella casa l'avrebbero potuta individuare in qualsiasi momento, perché quel contratto di comodato era registrato presso il commissariato di zona, come ha spiegato Giovanni Cucchi, producendo anche il contratto. Ecco come si spiega il suo atteggiamento. Non si vuole neanche fare vedere dagli infermieri del 118. Inizia a dire a tutti il giorno dopo che è caduto. Ricorda di aver visto, se ha visto quel giorno, se lo ha visitato Stefano Cucchi? Sì, sì. Può dire quello che ricorda? Gli ho detto, gira di fammi vedere dove ti fa male la schiena. E era già senza cinta, ha tirato un po' giù i pantaloni, ha tirato su il giacchino e ho fatto una digitopressione nel punto in cui lui mi indicava che gli faceva male la schiena. Ha avvertito vivo dolore, in maniera antalgica si è tirato indietro. Quindi lei gli ha chiesto cosa fosse accaduto? Quello che ho scritto è che appunto lui era caduto dalle scale il giorno prima. Ok. Ma dopo la sosta al carcere di Regina Coeli, le condizioni di Stefano Cucchi peggiorano e inizierà il percorso drammatico che lo porterà alla morte, senza che nessuno dei suoi familiari riesca a opporsi a questo tragico destino. Allora, l'udienza di convalida si svolgeva il venerdì. Nel frattempo, il sabato sera, vengono a casa dei miei genitori, io non c'ero neanche in quella circostanza, dei carabinieri, a notificare il fatto che Stefano era stato trasferito all'ospedale Sandro Pertini, così dissero. Noi ci precipitiamo al pronto soccorso del Pertini, ma il pronto soccorso non c'era. E praticamente guarda al repartino penitenziario e io ingenuamente dico al piantone, cioè al citofono, ingenuamente dico, mi fa vedere Stefano, perché mi pose, dice, questo mi risponde, dice, questa è mica una clinica, questo è un carcere. Io vabbè, ma almeno sapere notizie di Stefano,
perché era stato ricoverato lì? Perché capisce bene che siamo in ansia, perché come? Abbiamo lasciato bene, mo sta già all'ospedale, come è possibile una cosa del genere? Cioè la mente lavora, fantastica, che è successo? Insomma? Per cui siamo tornati a casa, domenica d'angoscia, perché tu non sai quello che è successo, cioè puoi immaginare di tutto, ma non sai. Noi quel lunedì, a mezzogiorno anche prima, eravamo fuori a cancello, abbiamo citofonato e ci hanno detto di aspettare. E la poliziotta ci disse, guardate, non potete parlare con i medici, a che dico, va bene, ma almeno lei che vede mio figlio là dentro mi dice quello che è successo. Io signora non posso dire niente. Ma lei lo vede, gli ho detto. Scusi, lei è una donna, sarà pure... Dico, ma mi può capire? Almeno a sapere come sta. L'unica cosa che mi disse, suo figlio è tranquillo. Abbiamo citofonato e un poliziotto ci ha risposto, io oggi vi dico che voi non potete entrare, non potete parlare con i medici, perché siete voi che dovete andare a richiedere il permesso per poter parlare con i medici. Questo è il martedì. Il suo fratello ha cercato un contatto col suo ex marito. Sì. Che tipo di rapporto aveva con lei e con suo marito? Ok, con mio marito aveva un normale rapporto, con me aveva un rapporto di amore e odio, nel senso che, come le dicevo prima, io lo amavo di un amore penso indescrivibile. Era il mio fratello più piccolo, nonostante tutti i suoi problemi, era talmente adorabile che sapeva farsi volere bene. Però era la sua peggior nemica, l'ultima persona al mondo. Era sua sorella rompiscatole che l'avrebbe riempito di insulti, io penso questo. Però non è così. E per spiegare perché Stefano Cucchi voleva parlare con suo cognato, dobbiamo partire da un presupposto, così sgombriamo il campo pure da un'altra falsa verità, anzi aggiungo miserabile falsa verità, introdotta nel precedente processo e data in pasto ai media, secondo cui Stefano Cucchi era uno che con i familiari non aveva nessun rapporto ed era stato abbandonato. Non è assolutamente vero, dall'istruttoria dibattimentale è emerso pacificamente un rapporto strettissimo, un legame fortissimo fra Stefano Cucchi e la sua famiglia. In particolare un legame fortissimo col padre Giovanni. Quindi non può essere come dice Daria Cucchi, perché se Stefano Cucchi avesse avuto parlare con un familiare, avrebbe chiesto di parlare col padre. E allora qual è la spiegazione? Quella sostanza stupefacente all'interno della casa di via Gioia Tauro era un tarlo fisso per Stefano Cucchi in quei giorni. Quella sostanza stupefacente da lì doveva essere tolta, perché se avessero individuato quell'abitazione avrebbe preso veramente 10 anni di carcere. Il giovedì, verso, io stavo aspettando appunto mio marito per andare in ospedale, verso mezzogiorno citofono un carabiniere, io lo faccio salire e mi dice, signora, dice, mi deve seguire, c'è una macchina giù che l'aspetta. Ho detto, scusi, per andare dove? Dice, deve venire giù a comando. E cosa deve venire a fare? Dice, deve rispondere a delle domande. Ho detto, guardi, io ho la bambina, avevo mia nipote che tra l'altro stava pure male, aveva la febbre. Ho detto, a chi la lascio? Me la posso portare? Dice, no, assolutamente no, la bambina. Con quei documenti che lei deve firmare. Dopo circa 20 minuti, mezz'ora, è tornato ed era con lei nelle domande. Parla da solo, compila questo foglio, alla fine lo piega. L'unica cosa che mi dice, signora, purtroppo le devo dare una brutta notizia. Suo figlio è deceduto. Come è deceduto? 6 giorni fa stava benissimo. Signora, io non lo so, le dico soltanto che suo figlio è morto. A quel punto io non ho capito più niente, ero sola. Poi ho chiamato Ilaria, ho telefonato. E con le lacrime mi dice, Ila, Stefano è morto. Ma che dici, è morto, stava bene 6 giorni fa. Non può essere morto. Mia moglie mi telefona, dice, Gianni, vieni subito. Che è successo? Vieni subito. Ma che è successo? Stefano è morto. Ma come è morto? Come pazzi siamo corsi giù a Albertini.
e per la prima volta qualcuno si degna di uscire fuori dal cancello. È un agente di polizia penitenziaria molto alto davanti a me sotto la pioggia, al quale io comincio a fare chiaramente mille domande, e lui continuava a dire: no, guardi, il ragazzo si è spento. Io dico: ma che vuol dire si è spento? Non è che uno si spegne così. Insistevo, e alla fine, all'insistenza delle domande, mi ricordo benissimo che questo agente ha alzato le braccia e mi ha detto: vabbè signora, controlli, le carte sono in regola. Gimeno Stefano non sta più qui, sta all'obitorio. Io non lo so, guardi, la morte di un figlio è terribile. Non ti potrei mai rassicurare, mai. Ma fatta così, io non lo so. Scusatemi. Ma prima dell'autopsia qualcuno l'ha visto? Mamma mia, dottore, sì che l'abbiamo visto. Il viso completamente pieno di segni, di lividi, aveva un occhio fuori dalle orbite, aveva la mascella visibilmente rotta e non ho visto il corpo perché il corpo era coperto dal lenzuolo. Quindi lei sospetta fortemente che suo fratello sia stato picchiato in carcere? Da solo non se le ha fatte quelle cose. Qualcuno ha sbagliato, qualcuno deve pagare. Queste parole sono state pronunciate da Ilaria Cucchi il giorno dopo la morte del fratello. E ancora oggi, come ieri e per tutti questi 10 anni, i familiari hanno continuato a raccontare nello stesso modo, con la stessa commozione, quel terribile momento. Andiamo all'obitorio. Parlo col medico, che è Tancredi, dottor Tancredi, dico: guardi, così e così, voglio vedere Stefano, no? Cioè, non si può vedere. Come non si può vedere? Scherziamo. Io adesso non me l'avete fatto in vita, lo voglio vedere da morto. Fate una moto qui finché non me la fate vedere. Appena viene aperta la porta, i miei genitori pregavano, continuavano a ripetere: oddio, che t'hanno fatto. Quel momento ho urlato, maledetto, guardi, ma com'è possibile? Un figlio sale libero 3 giorni prima, 4 giorni prima, in quel modo. Ma che mi alziamo, ma scherziamo veramente. Aveva il volto completamente tumefatto, aveva gli occhi, un occhio fuori dall'orbita, aveva la mascella che a mio avviso era visibilmente rotta, ed aveva soprattutto, dottore, magari questo è andato irrilevante, però soprattutto aveva nell'espressione del volto la sofferenza e la solitudine con la quale era morto. Ecco, questo è un dettaglio che mi ha colpito tantissimo. E come mai un ragazzo si spegne in questo modo? Guardi, quel giorno è successo veramente una cosa incredibile. Stefano Cucchi muore il 22 ottobre del 2009, anni dall'arresto. Muore nel reparto protetto dell'ospedale Sandro Pertini di Roma. Per questa morte nel 2011 è già stato celebrato un processo che ha visto quasi tutti gli imputati assolti. Ma il processo che oggi vi stiamo raccontando deve stabilire chi veramente ha picchiato Stefano Cucchi. E le indagini hanno portato all'incriminazione di 4 carabinieri. Ma a processo già iniziato, colpo di scena. Uno degli imputati, Francesco Tedesco, finalmente parla e confessa che dopo la perquisizione a casa dei genitori, Cucchi non era stato portato direttamente alla caserma di Via Appia, come voleva la versione ufficiale dell'arma, ma era stato condotto alla stazione Casilina per il fotosegnalamento, dove era avvenuto il pestaggio. Tedesco conferma così tutte le intuizioni già avanzate dalla pubblica accusa. Dopo la perquisizione domiciliare, Mandolini diede disposizione telefonicamente, non ricordo se lo diede a Spinosa o qualcuno di noi, che io, di Bernardo e di Alessandro ci dovevamo portare alla compagnia di Roma Casilina per effettuare il fotosegnalamento. E fino a quel momento la situazione com'era? Gli animi erano accesi o calmi? Fino a quel momento tutto tranquillo. Arriviamo alla Casilina. Da chi fu eseguito questo fotosegnalamento? Io ero molto stanco perché mi sa che la mattina viaggiai per tornare dalla Puglia, poi effettuai il servizio serale di pattuglia. Quindi io, appena entrammo nella sala del fotosegnalamento, c'era un banchetto sulla destra, quindi io entrai, mi sedetti sul banchetto, che ero molto stanco. Da Alessandro si mise al computer per inserire i dati del computer. Di Bernardo andò con Stefano Cucchi per cercare di prendere le impronte e quant'altro. Quindi mentre quindi si decide, dicono: vabbè, allora facciamo prima le foto
e poi dopo magari, se ti va, continuiamo a prendere le impronte. Quindi Di Bernardo va in fondo alla stanza dove c'è un'apparecchiatura che si prendono le foto, si fanno le fotografie. Questo apparecchio ha un sedile che si svita, si avvita e si svita in modo che il soggetto tratto in arresto arriva perpendicolare alla macchina fotografica. Mentre stavano preparando questa sedia per mettersi frontale alla macchina fotografica, hanno un battibecco. Stefano Cucchi e il Di Bernardo. Ricorda, se possibile, i termini di questo battibecco, cosa si sono detti? Io le parole precise non lo ricordo, però era un battibecco per dire: scusate, non lo voglio fare, dai cazzo, lo devi fare. Si cominciano ad insultare. Nel frattempo Stefano Cucchi cerca di dargli uno schiaffo a Di Bernardo, uno schiaffo molto, cioè era più figurativo, non era proprio uno schiaffo violento, cioè diciamo era proprio ridicolo. Infatti non ci abbiamo fatto neanche più di tanta importanza. Quindi io sono rimasto seduto, infatti neanche mi alzai, perché era proprio, rimaneva lì, era più una violenza verbale tra loro due. Cioè un gesto dimostrativo, intende dire quello di fare. Di... Ma era così, cioè proprio così come. Cioè non voleva fare il fotosegnalamento. Sì. Allora D'Alessandro mi chiama Mandolini e gli dice: maresciallo, non lo vuole fare il fotosegnalamento, cosa facciamo? Mandolini, a quanto ho intuito telefonicamente, ha detto: beh, rientrate, tanto è italiano, ha i documenti, ci penso io. Quando il maresciallo Mandolini dice ad Alessandro di rientrare perché Cucchi sta impedendo il fotosegnalamento, il maresciallo Mandolini dà sottufficiale preparato, sicuramente fa questo ragionamento: adesso diamo atto che ha fatto resistenza, non è stato fotosegnalato, per questo ha un documento valido. Però poi evidentemente accade qualcosa. Mentre stavo andando via, io rimango seduto sul banchetto, stavano andando in posizione, c'era Di Bernardo avanti, Stefano Cucchi e D'Alessandro stava chiudendo il computer. Mentre stavano andando via continuano a battibeccarsi, ad offendersi, Di Bernardo e Cucchi. Io non ricordo bene le parole, sinceramente. Di Bernardo ha una reazione, si gira e dà uno schiaffo a Stefano Cucchi. Nel frattempo scusi tedesco, fu uno schiaffo violento? O... Fu uno schiaffo abbastanza violento. Litigare Di Bernardo e Cucchi. Di Bernardo si gira, gli dà uno schiaffo a Cucchi. Io faccio: ma che cazzo stai facendo? Ma ti rendi conto? Smettila. Facevo quello, mi alzo. Mentre mi alzo, Di Bernardo spinge Cucchi, lui cade a terra. Mentre sta per cadere, D'Alessandro si alza e gli dà un calcio sul gluteo con la punta del piede. Io ho visto all'altezza dell'ano. E nel frattempo Cucchi cade a terra, io ricordo come se si fosse seduto e poi fosse sceso di schiena e abbattuto la testa, ho sentito il rumore della testa. Quindi Cucchi diceva prima uno schiaffo, poi un calcio da dietro, poi una spinta davanti e cade, diciamo, sul sedere, diciamo così. Fu una caduta violenta per quello che ha percepito lei? Fu una caduta violenta, io ho sentito il rumore. E poi ha detto che ha sbattuto. Quindi a terra ha sbattuto la testa, lei ha sentito il rumore? Io ho sentito il rumore quando ho buttato la testa a terra, perché lui si è caduto a terra, è sceso di gluteo, è andato dietro con la schiena e ha buttato la testa. Ok, e poi ha detto, mentre Cucchi era a terra, D'Alessandro gli dà un calcio, ma dove glielo dà? Io non riesco a percepire bene, comunque parte alta in faccia, io credo in testa, in faccia. Insomma, un calcio in faccia, poi sì. Non sa se l'ha preso sulla tempia. Sì, stava per dare un altro, io l'ho spinto. Poi gli ho detto: state lontani, non vi avvicinate, non vi permettete più. Di Bernardo e D'Alessandro, che cosa rimproveravano a Cucchi? O erano muti, non parlavano? Allora, si sono insultati, io le parole degli insulti non le ricordo. Ma i soliti insulti, che può essere mai, sei un coglione, che carabinieri, io questo, cioè, non è che...
insultato. Sì, ma che cosa gli ha detto Cucchi? Gli ha detto qualcosa? Gli ha fatto qualcosa? L'ha insultato. L'ha insultato, come aveva fatto poco prima. Diciamo che poco prima Di Bernardo si è acceso. Successivamente non ha resistito più e ha avuto l'impulso. E gli ha rimproverato qualche cosa? No. Nei suoi confronti, per esempio, quando lei gli diceva che cazzo fai, si è giustificato in qualche misura Di Bernardo? Come che cazzo faccio? Questo mi ha dato del coglione, questo mi ha dato ha tentato di darmi un calcio o no? Allora, o è stato zitto? Io quello che gli ho raccontato è stata una questione di attimi. Io non è che spingevo lui e si fermava a dire ma lui però mi ha dato un coglione. Cioè quello che gli ho raccontato è stato un attimo. Quindi zitti, ha spinto, calcio, mosca. Spingo uno, calcio in testa, spingo l'altro. Per cui Di Bernardo ed Alessandro zitti e mosca, non hanno dato nessuno. Che un pestaggio repentino quanto violentissimo, perde l'equilibrio, cade, sbatte il sedere per terra, la nuca per terra, e a quel punto prende un calcio violentissimo in faccia, sul capo, qua. Fatto sta che o la botta alla nuca o il calcio in faccia gli provocano molto probabilmente la frattura di base cranica. Questo è, di questo stiamo parlando. Questo è un pestaggio degno di teppisti da stadio. In tutto questo, il piantone. Non è entrato, non è stato richiamato dal rumore, dalle parole, dalle parolacce? No, questo lo deve chiedere al piantone. Ah, lo devo chiedere al piantone. Sì. Lei non ha notato nulla comunque, il piantone non lo ha visto. Sicuro non è entrato il piantone, non è si è entrato. Avvicinato. Né quando Anche siete usciti vi ha chiesto nulla. Il piantone, che comunque si trova al lato destro, è ricoperto da un vetro antiproiettili. Quindi lui è dentro una gabbia. Quindi non ha sentito niente. Potrebbe non aver sentito. Potrebbe bene, non aver sentito nulla. È molto probabile che il piantone abbia sentito. E come tanti altri capitani coraggiosi di questa storia, se ne sia disinteressato. Nel frattempo mi avvicino a Stefano, lo aiuto ad alzarsi e gli chiedo come stai. E lui mi fa: io sono un pugile, sto bene, ma sei sicuro che stai bene? Sì, io sono un pugile, non ti preoccupare, io sto bene. Io non ho mai conosciuto Stefano Cucchi, ma ormai gli atti li conosco in modo tale che me lo posso immaginare. Stefano Cucchi che subisce un'aggressione così vile e per non dare soddisfazione non dice una parola, me lo immagino. È una cosa di orgoglio, dice. Lui dice: sono un pugile, sto bene, ma lo vedeva lucido o no? Lo vedevo intontito in quel momento. Poi cosa fate? Così chiamo Mandolini e gli dico: maresciallo, guarda che è successo questo e questo, gli spiego tutta la situazione. E mi dice lui: va bene, rientrate. Ma come sta? Mi dice lui: come sta? Mi ha detto che sta bene, però è successo questo. No, rientrate. Fa lui: rientrate, rientrate. Accompagno Stefano fino alla macchina, loro erano già saliti, salgono in macchina e salgo dietro a difendere con lui. Aveva un cappuccio, una felpa. Era messo il cappuccio, quindi ricorda altri particolari con riferimento al comportamento tenuto da Stefano Cucchi nel viaggio di ritorno dalla caserina d'Appia? Stefano Cucchi era silenzioso, non disse una parola. Diciamo che lo stato d'animo, sia il suo che il mio, vabbè, il mio era turbato, il suo sicuramente più del mio, nel senso che aveva risentito. Lei sembrò sotto shock? Io sì. E lui? E lui più di me, sicuramente. Allora, lo stato d'animo loro, mi dispiace, tranquilli, cioè nel senso che non erano spaventati più di tanto. Non erano preoccupati dalla telefonata che lei aveva fatto a Mandolini? Quello che dicevano sempre loro: non ti preoccupare, parliamo noi con Mandolini e quant'altro. Arriviamo all'Appia, ci sediamo io e Stefano, l'ufficio di Mandolini era in fondo, un corridoio sulla sinistra, e chiama D'Alessandro e Di Bernardo in ufficio. Io rimango con Stefano. Sa cosa si siano detti in questa circostanza Mandolini, Di Bernardo e D'Alessandro? Non ho la più pallida idea di cosa si siano detti. Mandolini prima convoca a rapporto i due campioni, Di Bernardo e D'Alessandro, che si erano resi responsabili del pestaggio, ed evidentemente gli dice: facciamo finta che non è successo niente e sparite. Poi si chiama Cucchi e Tedesco per la firma dei verbali e Cucchi si rifiuta di firmare i verbali. Poi Mandolini ci chiama, fateli venire. Dice, ci chiama a chi? A lei? A me e a Stefano Cucchi. Okay. Fateli venire in ufficio che dobbiamo firmare i verbali che aveva compilato lui. Che aveva compilato lui. Potete sapere
che lei sa, avendo conosciuto il maresciallo Mandolini, era solito redigere personalmente gli atti di polizia giudiziaria? Il verbale d'arresto di solito lo faceva lui, perché comunque lui si voleva mettere sempre nei verbali d'arresto e quant'altro. Secondo l'accusa, quindi, l'ambizioso maresciallo Mandolini farà sparire per sempre dalla scena i due carabinieri, coloro che avevano picchiato Stefano Cucchi. Inizia quindi un vero e proprio depistaggio che arriverà a lambire anche le più alte sfere dell'arma dei carabinieri. Ma questo sarà il tema della prossima puntata, insieme all'altro interrogativo del processo. Sono state le percosse subite a causare la morte di Stefano Cucchi? E detto in termini giuridici, c'è un nesso di causalità tra i colpi ricevuti e la sua morte? Ma noi per stasera abbiamo terminato e io vi saluto.